Buonasera Sindaco, siamo al comune di Gasperina, penso nella sala consigliare del quale si è tenuta una bellissima iniziativa questa sera, proprio promossa dall'amministrazione comunale di Gasperina, sulla giornata della memoria. Ci vuole raccontare com'è venuta questa idea? L'idea è venuta a noi dell'amministrazione, ma soprattutto la biblioteca comunale. I ragazzi della biblioteca comunale sono attivati perché pensiamo che l'attualità della giornata della memoria di alcuni eventi che sono successi 70 anni fa sia necessario raccontarla. Il dramma vissuto da ebrei, non solo, perché poi ci sono i singoli, Cristina Piaggeva e tanti altri che la follia nazista ha perseguitato, debba essere da monito innanzitutto per raccontare e restituire alla verità alcune cose. Secondariamente perché nel mondo attuale i negazionismi, i razzismi di ogni genere, l'antisionismo che ancora vige, bisogna in qualche modo fronteggiarlo. E queste iniziative che partono dalle amministrazioni e dalle biblioteche, che sono un fulcro di cultura, debbono in qualche modo essere necessarie. Fatta. Io ne approfitto per ringraziare la presenza del capitano Sica, che è stato qui con noi a testimoniare la presenza dello Stato in queste cose e la vicinanza dello Stato a questa comunità. Noi pensiamo che un percorso virtuoso le istituzioni tutte assieme possiamo farlo. Ascolti, abbiamo notato la presenza dei ragazzi delle scuole medie e credo che questo sia un segnale estremamente positivo. Sì, noi siamo riusciti a coinvolgerli in questo progetto bibliotecario che da un anno circa ha ripreso vigore a Gasperina. Diciamo che la biblioteca è gestita da volontari con la partecipazione di molti ragazzi, diciamo che è un'autogestione, e questi momenti di crescita devono partire necessariamente da loro. L'amministrazione da campo libero in queste cose, proprio perché pensiamo che i protagonisti della vita attuale di questo paese debbano essere anche i ragazzi. Senz'altro. Grazie, buona serata.